Ciao ragazzi, rieccomi qui. Questa sera vi faccio vedere due esperimenti molto carini e semplici che secondo me potete ripetere anche voi a casa. Il primo esperimento si chiama il fiore che sboccia. Allora, avete bisogno di una forma simile a questa, come un fiore, con i petali tratteggiati. Come vedete, io questa forma di fiore l'ho ritagliata e piego verso l'interno tutti quanti i petali del fiore. Così, tutti piegati. Poi avrete bisogno di un contenitore e dell'acqua. Adesso mettiamo l'acqua nel contenitore. E poi appoggiamo il fiore sopra la superficie dell'acqua e vediamo che cosa succede. Il fiore che sboccia. Ragazzi, ecco il secondo esperimento. Si chiama la barchetta di sapone. Tagliamo da un cartoncino un triangolo che andremo ad appoggiare delicatamente sul bordo dell'acqua. Poi mettiamo sulla punta del dito, mettiamo un po' di sapone liquido e andiamo ad appoggiare il nostro dito dietro la barchetta e guardate un po' cosa succede.